Ma siamo a un passo e insieme anche lontanissimi. A un passo perché ormai molti produttori audiovisivi indipendenti producono pensando a un mercato globale, in particolare un mercato europeo. Ormai si realizzano fiction in Italia, così come in altri paesi, che vengono prevendute direttamente su estero in altri paesi europei, il che dimostra che il mercato c'è, è maturo, è pronto a spiccare il volo. Dall'altro lato però è evidente che la stessa constituency dell'Unione Europea, la forza che viene data alle autonomie, alle singole sensibilità culturali dei vari paesi membri, non consente di pensarsi culturalmente come parte di un tutto. È evidente che il principale ostacolo a un mercato comune dei contenuti è dato dalla difficoltà di fare un'Europa politica e non soltanto un'Europa economico-finanziaria, anzi per la verità monetaria. Però io sono ottimista, lo devo essere necessariamente per lavoro e per mia personale attitudine. Penso che possiamo davvero riuscirci nel giro del prossimo decennio, se ovviamente chi finanzia il cinema e la televisione, i contenuti audiovisivi anche per il web, lascia liberi i produttori indipendenti di creare per un mercato globale e non soltanto per il mercato nazionale. Diciamo, la struttura del nostro mercato in Europa è fatta essenzialmente di una forte presenza di televisioni pubbliche, di pubblico servizio, di una buona dose di soggetti privati televisivi e di un mercato web molto promettente, ma ancora molto piccolo. È evidente che bisogna far sì che il pubblico cresca sulle piattaforme online e che ci sia una pluralità di soggetti in grado di realizzare ricchezza dal contenuto audiovisivo. Soltanto così i produttori indipendenti possono crescere vendendo il proprio prodotto, o in alcuni casi vendendolo prima di realizzarlo, a quei soggetti che lo sfrutteranno. Un mercato vero, libero e concorrenziale è quel mercato in cui ci si fronteggiano più attori liberi di competere, ciascuno nel proprio ambito. Così ha senso la presenza di un produttore indipendente, cioè quel soggetto che organizza i fattori della produzione orientandoli alla creatività e consente agli autori di prosperare e di vivere del proprio lavoro. Altrimenti creeremo una massa di precari disperati e artisti sempre più costretti a sacrifici insopportabili invece che poter liberamente esprimere il proprio talento.